Io ho scritto una legge e l'ho firmata da solo perché non voglio né impegnare la maggioranza, nel senso che non fa parte del mandato di governo e quindi ognuno è libero di apportare il proprio contributo critico a questa proposta, ma soprattutto è un segno di rispetto verso le minoranze, verso le opposizioni. Non abbiamo presentato una legge blindata da un accordo di maggioranza che poi rende impossibile, come dire, discuterla, migliorarla, cambiarla, integrarla con il contributo delle opposizioni. Io invito a riflettere, e questa è la proposta che faccio, sul superamento dei collegi provinciali, facendo una unica lista regionale di candidati, perché questo serve ad evitare la frammentazione del territorio, a superare gli eccessi di campanilismo e di localismo che hanno sempre penalizzato e indebolito l'Abruzzo e anche indebolito l'azione amministrativa, perché gli assessori ma anche gli stessi consiglieri tendono poi, hanno una tendenza naturale poi a coltivare solo la parte di provincia e neanche tutta la provincia a volte da cui sono stati eletti e a non invece ragionare con uno sguardo più ampio e di sintesi sul benessere e sugli interessi dell'intero territorio regionale. Di conseguenza introduciamo la tripla preferenza di genere come funziona già con le elezioni europee, che consente anche appunto a più consiglieri, a più candidati di diversi territori magari di fare squadra e poi qualche correzione tecnica, perché abbiamo verificato anche nell'ultima elezione come magari una coalizione che ha preso il 30% ha meno eletti di una coalizione che ha preso il 20%, questo c'è un tecnicismo nell'attribuzione dei seggi che io credo sia utile correggere per dare una rappresentanza più veritiera.